passaggio dall'impresa di famiglia alla mia attuale impresa Mina Design è stato un passaggio facile, è dettato da un momento insomma, particolare che ho vissuto nella vita, che è stata la malattia del mio primo figlio, e che è un momento insomma, delicatissimo chiaramente per la vita di una mamma e di un'imprenditrice. Io ero amministratore delegato dell'azienda di famiglia e ho dovuto scegliere tra Carlo e l'azienda di famiglia. Un giorno in ospedale ho pensato che tutto sommato avrei potuto realizzare un qualcosa che mi appartenesse veramente e al quale potermi dedicare non togliendo tempo ai miei figli. Così è nata Mina Design, una società che univa le competenze della mia azienda di famiglia, quindi la capacità di fare stampi di altissima tecnologia, e noi lavoravamo prevalentemente per il settore automotive, quindi automobilistico, e del bianco, elettrodomestici. Sappiamo e sapevamo fare stampi di altissima precisione, abbiamo sempre fatto componentistiche che avevano insomma delle tolleranze millesimali. E così un giorno, facendo una visita in un grande supermercato, ho pensato che potevo andare incontro a delle esigenze e soddisfare dei bisogni che la società attuale ha, che è quella di vivere dei momenti in piedi con degli accessori adeguati. E quindi abbiamo creato una linea di prodotti di design di altissima qualità, utilizzando la tecnologia e quindi le mie competenze, e dei materiali di altissima qualità. E così siamo entrati subito nella grande distribuzione con la prima linea, poi ne abbiamo fatto una seconda, adesso c'è una terza e stiamo andando avanti. Il passaggio non è semplice, da una buona idea ad una grande azienda di successo. Beh, sicuramente avere la certezza di quello che si conosce, no? Noi abbiamo fondato Mina Design in tre, un socio è stato capomondo relazioni industriali della Pirelli, un altro socio è un commercialista, io ho competenze imprenditoriali, respiro plastica dalla nascita. E poi il fatto di essermi confrontata presso la mia associazione a Solombarda con la presidente dell'Associazione Italiana del Design mi ha detto: ma assolutamente sì, l'idea è buona, e secondo me questi accessori mancano. Quindi l'attività di ricerca che noi abbiamo fatto prima di creare la linea di prodotti è stata molto spinta, cioè abbiamo avuto la sicurezza che effettivamente in Italia non esistessero dei prodotti di così alta qualità, ma quasi tutti i prodotti venivano importati dalla Cina. E quindi quando tu garantisci la qualità dei prodotti, made in Italy, il design e un prezzo assolutamente competitivo, noi siamo riusciti a fare concorrenza ai cinesi. È per questo che siamo entrati subito in una grande distribuzione. La scorsa settimana al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano abbiamo fatto un Orienta Giovani, e dove si è parlato appunto dei settori nei quali bisogna investire per uscire da questa crisi, settori che danno più opportunità. Il settore ad esempio della gomma e della plastica di qualità, un settore dove si riescono ad utilizzare dei materiali che siano riciclabili, quindi fare anche efficienza, no? I nostri prodotti per esempio sono tutti lavabili in lavastoviglie anche ad osmosi, e si possono utilizzare nel forno a microonde, quindi è una plastica che si può anche riscaldare senza avere dispersione di cromo. Quindi il settore gomma plastica è molto interessante, è trainante, ma io direi quasi tutti i settori, no? L'importante è avere una buona idea e un buon prodotto, e quindi non improvvisarsi imprenditore. Oggi purtroppo ci sono moltissime realtà, io vedo anche nell'ambito femminile, insomma, nei comitati per l'imprenditoria femminile che presiedo in Lombardia, dove le donne si inventano un lavoro. Ecco, io prego tutti di non inventare nulla. Per inventare un prodotto ci vogliono le competenze, per creare un'azienda ci vogliono le competenze, e per valutare il mercato ci vogliono altrettante competenze. Le donne sono più adatte ad affrontare la crisi economica? Sì, assolutamente. Perché? Perché l'istinto materno è quello di procreare. E quindi la capacità, indipendentemente dal fatto di avere figli o meno, di aver avuto figli o meno, la cura e la dedizione e la passione con cui la donna si occupa della propria impresa, del proprio lavoro, della propria missione, qualunque essa sia, in qualsiasi settore pubblico, privato, e qualunque sia il lavoro, ha fatto la differenza. L'imprenditoria femminile a livello italiano ha dato nei primi 6 mesi del 2013 dei risultati migliori rispetto a quella maschile, per questo motivo, perché la donna ha saputo, io parlo del passato perché secondo me siamo già in una fase di ripresa, ha saputo affrontare meglio la crisi perché ha saputo curare meglio
la propria azienda e il proprio mestiere. L'Italia è un paese sostanzialmente maschilista, è vero. Io credo moltissimo alla differenza di genere. La legge Golfo Mosca, la legge 215, che è passata pochi mesi fa, la legge sulle quote rosa, è stata una legge importante, un giusto strumento per il raggiungimento degli obiettivi. Io non sono femminista, sono femminile, però tengo a sottolineare il fatto che sicuramente per avere più donne al comando ci vuole questa legge nuova per aiutarle a farsi vedere, insomma, e a comunicare quello che sanno fare. Se un uomo incontra una donna competente e in gamba, secondo me riesce a riconoscere il ruolo senza fare differenze di genere. Di cose me ne sono capitate moltissime. Ieri sera, per esempio, ero sul volo Milano-Roma e ho incontrato una persona molto piacevole con cui ho scambiato quattro battute, poi ho scoperto essere il presidente di un'importante linea aerea e inaspettatamente lui mi ha chiesto di andarlo a trovare perché è interessato ad inserire tutta la linea dei miei prodotti sui suoi velivoli. Ma l'intelligenza sicuramente delle donne, la caparbietà e la competenza. Nessuna di queste, prima o ultima, secondo me sono ecco, atteggiamenti con, ecco, quello che dicevo prima, con istinto materno che sicuramente aiuterà le donne, quindi l'economia italiana, ad uscire da questa crisi. Il vero cambiamento nel mondo, non solo in Italia, si avrà con le donne, come diceva il Dalai Lama. Sono assolutamente convinta di questo.